Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio presentare Reverb Chat, che è un ottimo strumento per registrare online, adatto anche agli studenti più piccoli perché senza registrazione, perché sollecita commenti e interazioni sui contenuti pubblicati. Permette quindi la registrazione audio senza account, si registra premendo, andando in disco e premendo sull'icona centrale e si può condividere poi la registrazione. Può essere anche incorporato in pagine web. Una funzione molto importante è quella che permette agli altri utenti che hanno il link di rispondere con un audio e assume quindi caratteristiche di una chat. Adesso vediamo di registrare un messaggio. Carissime e carissimi, questa è una prova di registrazione per vedere il funzionamento dell'applicazione. Utile per inviare messaggi ai tuoi studenti dalla classe virtuale per mail dal registro elettronico. Basta inviare il link. Chiedi ai tuoi studenti di risponderti con un messaggio audio. Per fare una prova, chiedo a te di rispondere con un audio. Il tuo messaggio può consistere in un commento, ad esempio, che hai ricevuto questa comunicazione. Quando avete finito di registrare, basta cliccare qui e inserire un titolo. Ad esempio, potrei mettere tutorial. E quindi salvare, salvo la registrazione. Poi la posso risentire, ma vedete che ho la possibilità di incorporare questo messaggio o di inviare un link o di inviare su Twitter. Allora io copio ora il link e vado sulla mia posta, ad esempio, e scrivo un messaggio a Laura Antichi, cioè a me stessa, e Laura Antichi. Guardavo dove me lo potevo mandare in un altro posto, va bene, Gmail, ok, e incollo il link. Faccio invia, ok, vedete che mi sono mandato il link, clicco sul link. E mi manda all'applicazione, metto italiano, posso sentire il messaggio. Carissime e carissimi, questa è una prova di registrazione. E mi chiede di rispondere. Rispondere con crea nuovo. E quindi clicco sull'audio. Ecco, questa è la mia risposta che ho ricevuto il messaggio e il tutorial. Ciao e grazie. Riclicco, do un nome, risposta Laura. Mettiamo risposta tutorial, risposta tutorial,
e vado a salvare. Ok. Quindi vedete comparire poi nell'applicazione il tutorial e la risposta di Laura Tutorial. Vediamo. Ecco, questa è la mia risposta che ho ricevuto il messaggio e il tutorial. Ciao e grazie. Quindi, come vedete, ha una funzione molto interessante proprio riguardo a questa chat che permette le risposte ai messaggi.